un'area giochi per bambini con pavimentazione antitrauma, un affaccio panoramico sulla Valle d'Itria, un percorso fitness e una zona dedicata ai cani. È così che si presenta Villa Carmine, riconsegnata ai cittadini nel giorno della Fiera di San Martino, dopo un lungo intervento di restyling. Il sindaco Gianfranco Palmisano esprime soddisfazione per questo traguardo e racconta il coinvolgimento della comunità nel progetto. Ogni spazio di questa villa è stato pensato a misura di cittadini. I lavori realizzati con un investimento di 730.000 euro hanno permesso di rigenerare le aree degradate, migliorare il paesaggio e ripristinare strutture e servizi essenziali. La villa è ora dotata di un sistema di illuminazione potenziato e di un impianto di irrigazione a goccia per la cura delle aree verdi. La villa sarà sempre aperta, ci sarà un custode? Assolutamente, la villa sarà sempre aperta, mettere un custode è praticamente impossibile, perché servirebbero 100 custodi per ogni luogo pubblico. La villa è tutta videosorvegliata, non ci sono più zone d'ombra, è stata potenziata l'illuminazione pubblica appunto per rendere visibile tutte le zone della villa, ma ritengo che il lavoro che stiamo svolgendo con le associazioni che faranno vivere questo luogo è il lavoro più importante. Un grazie alla parrocchia e continuo a ribadire un grazie alle famiglie che sono certo lavoreranno perché questa villa sia pulita, custodita e bella sempre. Sono previsti altri due interventi per completare i lavori a Villa Carmine, uno sulla pavimentazione della parte antistante e l'altro sul sistema di drenaggio delle acque nella zona dell'affaccio. Ascoltiamo l'assessore Nunzia Convertiti. La progettazione è pronta, quindi adesso dobbiamo individuare la fonte di finanziamento. Io ritengo che nel prossimo bilancio questa decisione deve essere presa.